Domenica scorsa ho pubblicato un video su un divertente siparietto andato in onda nel post Gran Premio di Spagna tra Davide Valsecchi e Bobby, che è stato poi utilizzato dai principali giornali e dai principali canali social per accusare i due di sessismo. E io penso che dopo una settimana si sia veramente esagerato, e parlare di sessismo per queste battute che possiamo rivedere tra pochi secondi è veramente esagerato. Però volevo dire a Davide che dietro di lui c'è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira, quindi secondo me magari lì qualche giro. Già li conosco, purtroppo mi hanno detto non si può testarli, e perciò okay. Io alzo le mani e... No, io chiedo asilo politico, ragazzi. Ma mi fate sentire qualche intervista invece di sti due, non sono... Possiamo guardare, adesso, sai? Così. Ascoltiamo Carlo Sainz, ma per favore, io ti oscuro, oscuratelo voi, dai. Una delle due protagoniste ha poi rilasciato qualche giorno fa un'intervista in cui dichiara che sono una delle due protagoniste del caso di Bobby Valsecchi, conosco Davide e Matteo e mi dispiace tantissimo che sia scoppiata una bomba per un semplice complimento. Parlo anche per l'altra ragazza, nessuna di noi si è sentita offesa, sospendere per un GP sarebbe assurdo, io sono un pilota e so bene che i problemi veri per le donne nel motorsport sono altri. E invece i principali giornali italiani, ovviamente, che cosa hanno fatto? Per sfruttare il clickbait, hanno montato su una polemica senza senso, solo per fini, secondo me, prettamente economici, perché aumentando le view, aumentando i click agli articoli da essi pubblicati, hanno una maggior visualizzazione e quindi un maggior introito economico. E quindi è una polemica veramente ipocrita e penso ai limiti del perbenismo, perché penso che i problemi in Italia e nel resto del mondo sulla figura della donna sono ben altri. E vorrei fare un esempio. Nella seconda parte del video ho montato una scena dove Federica Masolini, che è una giornalista veramente seria, competente e professionale, e sfido chiunque a dire il contrario, aveva letto una domanda da parte del pubblico servendo un assist a Valsecchi, quindi alimentando nuovamente questo siparietto. Fabio è preoccupato per la vostra incolumità fisica, Bobby Valsecchi, e dice: li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dai loro consorti? E Valsecchi aveva risposto con una battuta, secondo me, simpatica e divertente sulla vista, sulla perdita della vista, e quindi possiamo immaginare il motivo. Io se arrivo a casa mi sarebbe ammazzate, le prendo adesso, Davide. Chiedo Sai scusa. Che ho già fatto due volte l'operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino, proprio a guardare quelle cose. Perciò, lascia stare. Sì, ma Federica te le cerchi, però. Io sono passato. Ho letto quello che mi hanno scritto, va bene. E quindi dico, ma se lei si fosse sentita offesa o scandalizzata, come ho letto in vari commenti, sia sotto il mio video, sia sotto altri canali che hanno ripubblicato poi il mio video, perché avrebbe dovuto mai servire questo assist a Davide Valsecchi? Quindi la risposta, io penso che già dalla risposta della diretta interessata a Christine e da quanto poi fatto da Federica Masolin, penso che si sia trattato semplicemente di un siparietto divertente. Probabilmente i due hanno esagerato, magari le battute sono state un po' infelici, però sicuramente non c'era nessun obiettivo da parte dei due protagonisti di macchiarsi di battute sessiste, e quindi penso che questa polemica sia veramente esagerata. Pare che i due siano stati sospesi per il Gran Premio del Canada, anche se in realtà non ho mai visto la notizia ufficiale, quindi se qualcuno di voi l'ha vista me la può pubblicare sotto. E penso che in realtà dovremmo aprire una petizione per Bobby Valsecchi, perché sono stati accusati ingiustamente di essere due persone sessiste. Io penso che oggi purtroppo non si possa dire niente, stiamo passando da un estremo che era sbagliato in passato a che è sbagliato adesso, perché gli estremi, gli estremismi non vanno mai bene, e se loro sono sessisti, accusati di battute, mercificazione della donna, del corpo femminile, eccetera eccetera, che cosa sono OnlyFans, per esempio? Perché non chiudiamo OnlyFans? Perché non sospendiamo OnlyFans? Penso che tutti sappiamo cos'è OnlyFans. Perché non sospendiamo i canali Instagram? Perché non sospendiamo i canali come Miss Italia, i programmi come Miss Italia o Le Veline? Allora perché Chiara Ferragni può permettersi di pubblicare foto mezza nuda su Instagram che prevede delle policy? Certi tipi di foto dovrebbero essere censurate, mentre una ragazzina di 11 anni che va a commentare dicendo che non è un esempio per le ragazze più giovani e che se fosse stata sua madre si sarebbe vergognata, in quel caso lì invece andiamo a cancellare il profilo della ragazzina di 11 anni.
E invece perché a Sanremo Fedez con un altro cantante mima in maniera molto esplicita gesti sessuali, allora lì tutto va bene. Sì, lì c'è stata una polemica, però i vertici Rai non sono stati sospesi. Nei due cantanti sono stati comunque denunciati o sospesi, o comunque gli è stato richiesto un risarcimento economico, mentre per una battuta scherzosa su un pacchetto di aggiornamenti che ha utilizzato Bobby verso Davide Valsecchi per scherzare, per sforzare un po' anche la noia di un gran premio che la Formula 1 ha offerto veramente uno spettacolo scarno al campionato di Spagna con il dominio di Red Bull Verstappen. Nasce tutto questo putiferio, secondo me, semplicemente i giornali sfruttano qual è il trend del momento, che è un tema molto importante, ma non in questo caso. In questo caso è stato semplicemente una battuta. Anche Mario Isola, che rappresenta la Pirelli ai campioni di Formula 1, ha pubblicato sui suoi canali social una storia in cui va a difendere i due protagonisti, dicendo che è semplicemente una sua idea, ma dicendo che la protagonista si è, anche lei si è non sentita offesa. Quindi se non si è sentita offesa lei, perché dobbiamo creare tutto questo casino nei confronti di due protagonisti, secondo me, molto seri e competenti? Perché sono due ex campioni del mondo, uno GT e uno della GP2, e quando parlano, quando esprimono un parere sulle gesta sportive dei piloti, hanno pochi eguali, e neanche tre quarti dei giornalisti messi insieme hanno la loro competenza. Quindi piantiamola con l'ipocrisia e col perbenismo. Giusto sostenere queste battaglie, deve esserci la parità tra donna e uomo, deve esserci il rispetto, però anche in questo caso Federica Masolin, che sono andato a vedere il suo profilo social, sta ricevendo vari insulti sotto una foto con Valsecchi, ma anche lì senza senso, secondo me. Viene accusata di quando fa le battute sulla pancia di Valsecchi, ma infatti sono semplicemente delle battute fine a se stesse. E la coppia Federica Masolin e Davide Valsecchi, secondo me, è una coppia ottima per lo show, per l'intrattenimento. La Masolin è molto professionale, molto preparata sul suo lavoro. Valsecchi è molto preparato perché era un ex pilota, e si scherza. E questo è un programma che funziona. E andiamo a combattere le battaglie vere, i femminicidi, gli omicidi, il non rispetto nel luogo di lavoro che c'è per in alcune realtà ancora, purtroppo, per le donne che vengono sfavorite in caso di maternità o in caso comunque solo perché sono donne. Però piantiamola con questo perbenismo e con questa ipocrisia. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate commenti sotto questo video, e torneremo a parlare di Formula 1, che meglio forse, nei prossimi video. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like.